Siamo con Angelo Baingio, allenatore dei giovanissimi del Lorani. Angelo, hai preso la squadra stagione in corso. Innanzitutto, con quale obiettivo torni ad allenare i giovani del settore giovanile? Beh, con grande spirito ed entusiasmo, sempre una bella cosa allenare i ragazzi. Ho una squadra di bravi ragazzi, quindi, e sono comunque in quell'età particolare, infatti 14 anni, dalla terza media alla prima superiore, quindi un'età molto difficile da scolarizzare, no? Esatto. Diciamola così. Però li ho trovati attenti e ubbidienti. Una cosa forse che per cui si dovrà lavorare tanto è ancora sulla tecnica individuale, che penso che ci si lavori ancora troppo poco a livello giovanile. Ecco, la squadra di questa settimana ha ottenuto buoni risultati, ma ha giocato anche discretamente. Anche oggi con l'Arzachena nel primo tempo avete cercato di costruire il gioco, di mandare in porta diversi giocatori, che questo è un po' il segreto, diciamo, delle squadre che riescono poi a non basarsi su un singolo, pur avendo poi un grande giocatore come Alessandro Gungui davanti, che non scopriamo certo oggi. Certo, è un ragazzo che fa la differenza, però da soli non si vince mai, la squadra deve essere ben il giocatore importante deve essere ben supportato, e oggi con l'Arzachena avevamo un obiettivo importante, che era quello di non farli arrivare nella nostra porta. Avevamo qualche handicap e quindi per noi era molto importante tenere la squadra molto in alto e quindi cercare di pressare tutti gli uomini, e con tutti gli uomini a disposizione. Infatti stavamo lavorando con 5 centrocampisti più o meno, anche se non sono effettivamente di ruolo, perché grande importanza con gli esterni, soprattutto Antonio Pinna, piccoletto ma molto importante nella sua dinamica, molto attento e molto intelligente. Quindi questo sono giocatori che danno spesso alla squadra e fa piacere vederli, insomma. Ecco, se dovessimo cercare un neo, dopo il 3-1 la squadra ha un po' dato l'impressione di avere tirato i rimi in barca, hanno abbassato la concentrazione, c'è stato il rischio di rimettere in partita l'Arzachena. Poi nel secondo tempo il quarto gol ha messo tutto a posto. Sì, è servito tantissimo il time out, insomma, l'andare col 3-1, fossimo andati col 3-2 sarebbe stato molto molto pericoloso. 3-1 ancora ci ha permesso di rientrare e comunque dopo aver fatto la sosta, diciamo l'intervallo, perché bisognava proprio riconcentrarsi. Stavano proprio, come stava dicendo lei, un po' peccando di presunzione, questo è un grande errore. Ecco, in queste giornate che hai affrontato diverse squadre, qual è la squadra che ti ha impressionato di più? È sicuramente l'Olbia. È chiaro che noi giochiamo, noi anche oggi avevamo a disposizione 13 persone, insomma, campionato di categoria del regionale, non è facile. Con 16 persone è un po' si soffre, figuriamoci se troviamo una squadra come l'Olbia, con tutti livellati verso l'alto. Quindi, eppure li avete fermati, quindi insomma. Una bella prestazione. Quando paradossalmente abbiamo giocato molto peggio a Fondi vincendo 5-0 che non pareggiando 2-2 con l'Olbia. certo. Benissimo Angelo, noi ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti per la vittoria di oggi, per quello che stai facendo con i giovanissimi del Lorani, un grande in bocca al lupo per questo girone di ritorno, sperando insomma che continui sulla falsa riga del girone d'andata. Ringrazio e auguri a tutti. Grazie e buon Natale a tutti.